No, il primo faccia a faccia che facciamo è con Roberto Fico, esponente di punta del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione di Vigilanza della RAI, che è in collegamento con noi da Napoli. Buongiorno Roberto Fico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito, entriamo nel vivo. Ieri via libera definitivo con il voto in Senato, con il voto di fiducia in Senato. Nato al Rosatellum bis, complessivamente mi pare tra Camera e Senato 8 fiducie, caos nell'aula, la vostra vibrante protesta anche in piazza al Pantheon, e contemporaneamente nella giornata in cui c'è il via libera alla nuova legge elettorale, il presidente del Senato Grasso annuncia che lascia il Partito Democratico, ma ne parliamo tra un attimo. Cominciamo dalla legge elettorale. Il vostro capogruppo al Senato Endrizzi ieri ha detto è una legge bunga, un'orgia di pluricandidati in cui tutti vanno con tutti e in cui l'utilizzatore finale è sempre lo stesso. Glielo chiedo subito, senza girarci intorno, ma perché temete un nuovo inciucio tra Berlusconi e Renzi? Noi non temiamo un nuovo inciucio tra Berlusconi e Renzi, l'accordo tra Berlusconi e Renzi già c'è stato in questa legislatura, ed è il motivo per cui è potuto andare avanti questa legislatura nonostante non avesse accordi preelettorali, hanno trovato gli accordi in Parlamento e sono andati avanti per questa strada, e soprattutto al Senato la legge è passata con i voti di Denis Verdini, pluricondannato, questo grande statista che ogni volta che il Partito Democratico ne ha bisogno lo usa, e lui usa il Partito Democratico, e la nostra Costituzione e il nostro Parlamento viene retto da un pluricondannato come Verdini. È una vergogna assoluta, ma soprattutto è possibile che la legge elettorale debba essere riscritta ad uso e consumo dei partiti a pochi mesi dalle elezioni nazionali, con gli accordi tra Verdini, Renzi, Berlusconi, tra cui Berlusconi neanche potrà essere candidato. Siamo all'assurdo, e soprattutto mettono la questione di fiducia che, ricordo a tutti, significa che non si può più parlare, non si può più discutere, il Movimento non può fare emendamenti, quindi alla legge che regola le elezioni future il Movimento 5 Stelle non ha potuto partecipare perché hanno apposto la questione di fiducia. È uno scandalo, è una vergogna, e io, se fossi stato in Mattarella, avrei senza dubbio alzato la voce, perché è un comportamento da parte di una parte del Parlamento indegno. Fico, la soddisfa questa risposta del Capo dello Stato? In parte sono d'accordo formalmente con ciò che dice Mattarella. Il punto, però, ci sono tante operazioni che si possono fare anche sul porre l'attenzione, per esempio, sul fatto che una legge elettorale fatta ad uso e consumo gli ultimi mesi prima di andare alle elezioni è un comportamento che qualsiasi istituzione, a partire dall'Europa, sconsiglia in tutti i modi. Allora, Mattarella poteva alzare l'attenzione, secondo me, su alcuni punti, per dire ad alcuni partiti politici e magari anche a tutto il Parlamento: attenzione, la strada non è corretta. E oltretutto noi pensiamo che parti di questa legge siano incostituzionali, fatte da una classe politica che già ha creato il Porcellum, una pazzia incostituzionale, ha creato l'Italicum Renzi incostituzionale. E se lo diciamo che anche questo in alcune parti è incostituzionale, probabilmente sarà incostituzionale, allora, visto che abbiamo avuto sempre ragione fino adesso. Questo ovviamente ve ne do atto, sono fatti, sono dati questi. Lo vedremo, certo. Le voglio chiedere una cosa, siccome lei faceva riferimento, l'avete fatto anche nelle manifestazioni di questi giorni, al ricorso al voto di fiducia. Allora vado al caso Grasso. Ieri, appunto, la clamorosa decisione della seconda carica dello Stato di lasciare il Partito Democratico, peraltro Grasso, insomma, è stato anche molto tagliente, ha detto è un partito che ha preso una deriva che non condivido, e però Grasso ha tentato di mediare fino all'ultimo affinché non ci fosse il voto di fiducia. Nonostante questo, voi avete detto la decisione di Grasso è una decisione tardiva, e lui replica dicendo io comunque sono un uomo delle istituzioni, non sempre si può obbedire ai propri sentimenti. Come replica, Fico? No, più che
altro io mi rendo conto della violenza nell'andare avanti per forza anche con la fiducia sulla legge elettorale. Nonostante il Presidente del Senato non era d'accordo, e andare avanti in questo modo significa voler ottenere degli obiettivi, e gli obiettivi sono aver fotografato in questo momento i sondaggi che ci sono nel Paese, pensare che siano giusti, cioè giusti nel senso che siano corretti, fare una legge ad uso e consumo di questi partiti su questi sondaggi e andare al voto per trovare un accordo che già avranno fatto per creare il nuovo governo. Solo che hanno fatto i conti senza l'oste, perché nel Paese, se il cambiamento c'è, io sono convinto che c'è e ci sia col Movimento 5 Stelle, non ci sarà legge elettorale che potrà fermare il cambiamento del Paese. Quindi hanno fatto secondo me dei conti sbagliati, ma le dico che tipo di conti hanno fatto. No, ma come lei sa, dico, ferme restando le vostre legittime aspirazioni, spesso si fanno delle leggi elettorali, poi l'esito è diverso da chi le ha preparate e approvate. Ma detto questo, le voglio chiedere un'altra cosa. Esattamente. Ecco, per Banca Italia si va verso la riconferma di Visco, con una sorta di polemica tutta interna tra governo e Partito Democratico. Gentiloni appunto vuole la riconferma del governatore uscente, Renzi in tutte le salse ha detto se fosse stato per me avrei voluto discontinuità, però rispetterò il governatore e spero che i prossimi 6 anni siano anni migliori. Da questo punto di vista però Renzi è sulle vostre stesse posizioni, perché insomma ha accusato in maniera molto esplicita il governatore. Da questo punto di vista, siccome siamo in campagna elettorale, Renzi si è ricordato finalmente dei piccoli risparmiatori, di tutto ciò che Visco non ha fatto come vigilanza, della crisi del sistema bancario, di Boschi, di Banca Etruria, del padre della Boschi. È in campagna elettorale e allora si riposiziona in un altro schema. È tutto qui, nient'altro. Ma siccome si riposiziona solo in campagna elettorale, ma non ha appoggiato tutti i progetti di legge del Movimento 5 Stelle, gli emendamenti del Movimento, le manifestazioni di piazza che noi abbiamo fatto insieme ai piccoli risparmiatori per tutelarli, è fuori tempo massimo e quindi è una persona solamente. Cioè, lei non crede di approfittare di una situazione e il partito. No, dico, lei non crede alla buona fede. Lo ha mandato. Cioè, il partito ha sfiduciato il segretario anche in questo momento. Secondo e non lei credo alla buona fede, perché io so che Renzi non è in buona fede. Senta, ma non lo dico perché lo penso io, perché in questi anni abbiamo avuto i fatti, i dati, quando c'è stata la crisi del sistema bancario, quando c'è stata la crisi di Banca Etruria, di Monte Paschi, di Siena, avete visto tutto il comportamento di Renzi, da che parte stava, e non ha detto una sola parola sulla vigilanza di Visco. Parla oggi che siamo alle porte delle elezioni nazionali, se uno parla solo alle porte delle elezioni nazionali significa che sta facendo campagna elettorale ed è tutto fine a se stesso per avere una riconferma in Parlamento, il resto sono chiacchiere. Sì, io ovviamente non sono l'avvocato difensore di Renzi, lui in tutte le salse ha detto i nostri provvedimenti. No, certo, però è un dato, sono stato per salvare, e lui è stato Presidente del Consiglio, segretario del Partito Democratico, non ha fatto assolutamente niente sulle banche, sulla vigilanza, e adesso si vuole candidare dicendo no, dobbiamo dare discontinuità, ma se lui è stato il Presidente del Consiglio e non l'ha data la discontinuità, perché la dovrebbe dare nella prossima legislatura? Vabbè, vedremo. Sono le operazioni politiche ridicole di persone che fanno la politica che tutti conosciamo. Vedremo, la fortuna è che uno può giorno dopo giorno insomma poi farsi non solo un'idea ma verificare sul campo. Senta, vicenda elettorale in Sicilia, sembra si andrà verso un testa destra tra il vostro candidato Cancelleri e quello del centrodestra Musumeci. So che questo fine settimana sarete molto attivi a Catania e Palermo, ovviamente con la settimana finale di campagna elettorale, però le faccio questa domanda: se per caso lei tocchi ferro, tocchi un bel corno napoletano, se non doveste riuscire ad arrivare primi, che significato avrà questo, visto che la Sicilia è uno snodo importante anche per le elezioni generali politiche che verranno?
E a questa domanda non rispondo in questo momento perché siamo in campagna elettorale e credo fortemente alla vittoria del Movimento 5 Stelle con Giancarlo Cancelleri in Sicilia. È molto importante, questo è un appello a tutti i siciliani, di scegliere da che parte stare, perché è il momento di cambiare definitivamente il paese partendo dalla Sicilia. E non sono frasi fatte, perché abbiamo un programma, perché abbiamo presentato le liste che sono pulite, perché parliamo di energie rinnovabili, perché parliamo di agricoltura, di pesca, dei problemi profondi e veri della Sicilia, della lotta alla mafia, alla lotta di un sistema che in questi anni ha abbattuto l'isola e ha abbattuto il paese. Sì. E allora oggi lo sapete, chi ha governato fino adesso e questa classe politica ha governato in Sicilia fino adesso, dal PD passando per Musumeci a Cuffaro, ma vi rendete conto, Cuffaro, Lombardo, sono sempre le stesse persone. Allora uno scatto di orgoglio, uno scatto di dignità e dire Figo. Il 5 novembre io voto il Movimento 5 Stelle perché voglio cambiare e costruire un nuovo paese a partire da lì. Senta, un'ultima domanda le faccio. È stata bocciata la vostra proposta di discutere dell'abolizione dei vitalizi pregressi perché prima c'è la manovra, la legge di bilancio. Le faccio questa domanda, ma non è più importante mettere in sicurezza i conti dello Stato piuttosto che affrontare i vitalizi? La verità è che ogni volta che si affrontare i vitalizi c'è un'altra priorità. La priorità è la legge di bilancio, non c'è dubbio che è importante per il paese, ma dei vitalizi noi li stiamo, vogliamo abolirli da 5 anni, ormai da 5 anni, li abbiamo presentati in tutte le salse, negli uffici di presidenza, nelle commissioni, in aula, abbiamo fatto l'impossibile, ogni volta c'è una scusa. E allora abbiamo detto, prima di arrivare alla legge di bilancio cambiamo l'ordine dei lavori, ci mettiamo mezza giornata, approviamo i vitalizi e facciamo un grande regalo agli italiani prima della chiusura di questa legislatura. Non lo vogliono fare perché? Perché vogliono tenere per sé i vitalizi e fanno finta di volerli approvare un giorno chissà quando. E noi questo non lo dobbiamo permettere, stiamo cercando di non permetterlo. Sono 5 anni che dicono di volerli abolire, hanno la maggioranza e alla fine non li aboliscono mai. Quindi gli italiani su questo si devono fare due conti in tasca. Allora, grazie Roberto Figo.